La vita è un gioco, ma la maggior parte delle persone non lo sa. È per questo che molte persone trascorrono la loro vita sentendosi annoiate, prive di ispirazione e frustrate. Alla fine di questo video conoscerai le regole del gioco, le migliori strategie per giocarlo e come vincere. Sarai in grado di affrontare la vita con una nuova prospettiva, una nuova energia e un nuovo senso dello scopo. Inoltre, imparerai a creare la vita che hai sempre desiderato e a divertirti nel farlo. Benvenuto nel gioco della vita. Per affrontare la vita in modo efficace, tutti noi abbiamo bisogno di un quadro di riferimento, di un modello che leghi tutto insieme e che dia un senso al caos e all'incertezza. Ed è proprio questo che ci propone una metafora della vita come un gioco. Abbiamo una serie di regole, obiettivi e strategie che ci aiutano a comprendere le nostre esperienze e le nostre azioni. E la cosa migliore è che possiamo vedere come le nostre decisioni e azioni influenzano il risultato e come possiamo migliorare le nostre possibilità di successo. È un modo per prendere il controllo della nostra vita con un senso di determinazione e direzione, e anche la scienza lo conferma. Gli studi hanno dimostrato che quando le persone trasformano qualsiasi attività in un gioco, si impegnano, sono più motivate e ottengono prestazioni di livello superiore. Quindi, perché non trasformare la propria vita in un gioco? Alcuni credono addirittura che la realtà sia davvero un videogioco all'interno di una simulazione. Tutto questo potrebbe essere una simulazione, assolutamente. Forse non sapremo mai la verità. Se vuoi diventare un vincitore nel gioco della vita, devi prima imparare le regole. Nel gioco della vita si inizia con un avatar o un personaggio casuale da impersonare. Ogni giocatore nasce con i suoi vantaggi e svantaggi. Nel poker c'è un detto che dice: non si tratta delle carte che ti vengono assegnate, ma del modo in cui le giochi. Ebbene, questo è esattamente analogo a quanto accade nella vita. Non si possono scegliere le circostanze in cui si nasce, ma il bello è che con la giusta mentalità e la giusta strategia si può far crescere il proprio personaggio e migliorare in tanti modi. Questo è l'obiettivo di questo video: imparare le regole del gioco e diventare il miglior giocatore possibile, indipendentemente dalle carte che ci sono state assegnate. Considerare te stesso come un personaggio che controlli in un gioco può essere molto stimolante. Permette di fare un passo indietro e di staccarsi dalle proprie emozioni e dai propri pensieri. Questo può aiutarti a mettere le cose in prospettiva e a fare chiarezza sulle tue azioni e sui tuoi comportamenti. È possibile far salire di livello il proprio personaggio con diverse abilità, capacità e attributi come salute, conoscenza e ricchezza. L'obiettivo del gioco è creare la vita dei propri sogni utilizzando le abilità e le risorse acquisite lungo il percorso. La vita è un gioco per un giocatore singolo. Certo, si può fare squadra con altri giocatori per raggiungere un obiettivo comune, ma alla fine della giornata bisogna rendersi conto che ognuno ha i propri obiettivi e le proprie missioni. Sta a te a realizzare i tuoi sogni. Nessun altro può farlo al posto tuo. Hai sentito il detto «il tempo è denaro»? E in questo gioco della vita non potrebbe essere più vero. Il tempo è la risorsa più preziosa e una volta perso non lo puoi più recuperare. Gestire il tempo in modo efficace è fondamentale per vincere. Dunque bisogna assicurarsi di proteggerlo e di usarlo con saggezza per raggiungere i propri obiettivi. Man mano che si procede nel gioco, scoprirai che anche altre risorse come il denaro, le relazioni, la conoscenza e l'energia giocano un ruolo importante. Il gioco consiste nel gestire e massimizzare queste risorse per scalare la classifica. Come molti giochi, anche la vita ha una sua classifica basata sullo status. Si tratta della cosiddetta gerarchia delle competenze. Più si diventa bravi a giocare, più si sale in classifica. Pensaci, tutti partiamo dal basso e cerchiamo di salire di livello e di scalare le classifiche. Alcuni nascono con il privilegio di essere avvantaggiati, mentre altri devono lavorare un po' di più per arrivare in cima. Ma il fatto è che, indipendentemente dal punto di partenza, è possibile scalare le classifiche e diventare un giocatore di alto livello. Si tratta di sviluppare le competenze e le abilità che ti aiuteranno ad avere successo nelle aree della vita che sono importanti per te. Che si tratti della carriera, delle relazioni, della salute o delle finanze, ci sono modi per migliorare e diventare più competenti, e man mano che si migliora, si sale in classifica nel gioco della vita.
ma è importante ricordare che non si tratta solo di essere migliori degli altri, ma di diventare la versione migliore di se stessi. Si tratta di raggiungere il proprio potenziale personale e di essere orgogliosi della persona che si è diventati. Quindi non scoraggiarti se non sei ancora in cima alla classifica. Continua a lavorare su te stesso e a sviluppare nuove competenze e abilità, e ci arriverai. Chi lo sa, magari potresti sorprendere te stesso e diventare il miglior giocatore. Parliamo ora di come conquistare nuove conoscenze nel gioco della vita. In questo gioco, la conoscenza è una delle risorse più preziose che si possano avere. È come un cheat code che ti aiuta a navigare attraverso i livelli, a superare gli ostacoli e a raggiungere più velocemente i tuoi obiettivi. Il modo migliore per acquisire conoscenze è cercarle e imparare continuamente. Leggere libri, ascoltare podcast e frequentare workshop e corsi. Circondarsi di persone competenti che possono sfidarti e ispirarti. Non avere paura di provare cose nuove e di commettere errori. Queste esperienze spesso forniscono le maggiori opportunità di crescita nell'apprendimento. È anche importante notare che alcune delle persone di maggior successo nel gioco della vita sono quelle che comprendono meglio la realtà. Hanno una profonda comprensione delle regole del gioco e cercano sempre di ampliare le proprie conoscenze e competenze. Sono sempre alla ricerca di modi per migliorare e non smettono mai di imparare. È fondamentale capire che il mondo si è evoluto ed è cambiato drasticamente nell'ultimo decennio. Alcuni dei consigli che ci sono stati dati dai nostri genitori o dalle generazioni più anziane potrebbero non essere così rilevanti o efficaci nel gioco di oggi. I nostri genitori e le generazioni più anziane hanno giocato con regole diverse, hanno affrontato sfide diverse e da allora il gioco è cambiato. È quindi importante mantenere una mentalità aperta e cercare consigli e indicazioni da chi è più aggiornato e conosce il gioco che si sta giocando oggi. Queste persone hanno già vinto quel livello di gioco e possono condividere con te la loro saggezza ed esperienza. Le loro intuizioni hanno il potere di accelerare il tuo successo. La vita è come un gigantesco gioco con tanti minigiochi diversi tra cui scegliere. Puoi giocare al gioco degli affari, della salute e del fitness, dell'amore e delle relazioni, della filantropia, della scienza e dell'ingegneria e molti altri ancora. Le possibilità sono davvero infinite. Ogni minigioco ha i suoi obiettivi e le sue finalità. Sta a te scegliere i giochi che vuoi giocare e capire cosa vuoi ottenere da ognuno di essi. Uno dei più popolari è il gioco degli affari e della finanza. In questo gioco i soldi sono come il punteggio: più ne hai, più sali in classifica. La chiave per fare soldi nel gioco della vita è allineare le proprie passioni, competenze e interessi con le opportunità di guadagno. Che si tratti di avviare un'attività, di lavorare come freelance o di trovare un lavoro. Più problemi si è in grado di risolvere per le persone e più persone li risolvono, più soldi si ha la possibilità di guadagnare. Si tratta di individuare i bisogni e i desideri degli altri, poi capire come soddisfarli in modi unici e preziosi. Più valore si offre, più le persone sono disposte a pagare per la tua soluzione o il tuo servizio. Quindi, se vuoi aumentare il tuo punteggio nel gioco dei soldi, pensa ai problemi che vuoi risolvere e a come puoi offrire una soluzione di valore agli altri. Una volta guadagnato del denaro, è il momento di pensare a come farlo crescere. Una trappola comune in questo gioco è quella di spendere tutti i soldi guadagnati con fatica in cose che non servono. Le persone che vincono a questo gioco sono quelle che imparano a investire e a far lavorare il proprio denaro per loro. L'obiettivo finale è raggiungere la libertà finanziaria. Questo avviene quando i tuoi investimenti generano un reddito tale da non doverti più preoccupare di lavorare per guadagnare. È un momento che cambia le carte in tavola. A questo punto potrai finalmente sederti e goderti i frutti del duro lavoro e dei tuoi investimenti intelligenti. Il segreto è trovare investimenti in linea con i tuoi obiettivi e la tua tolleranza al rischio e fare ricerche prima di investire il tuo denaro. Esiste una varietà di opzioni di investimento tra cui scegliere: azioni, immobili, fondi comuni di investimento, oro, criptovalute e molto altro. Alcuni preferiscono lavorare con un consulente finanziario che li aiuti a prendere decisioni di investimento informate, mentre altri preferiscono fare le proprie ricerche e gestire i propri investimenti. Indipendentemente dalla scelta, è importante ricordare che l'investimento è un gioco a lungo termine. Ci vuole tempo per vedere una crescita e dei rendimenti reali,
quindi è essenziale essere pazienti e attenersi alla propria strategia di investimento anche durante le fluttuazioni del mercato. Prendendo decisioni di investimento intelligenti e avendo pazienza, potrai accelerare la tua scalata in classifica. Ma non bisogna farsi prendere troppo la mano da questo gioco. Il denaro è solo una parte del quadro generale. Certo, avere molte ricchezze e oggetti di lusso può regalarti una felicità temporanea, ma non è l'obiettivo finale nel gioco della vita. Allora, qual è l'obiettivo finale del gioco della vita? Alcuni potrebbero dire che è essere felici, altri che è essere ricchi, altri che è avere successo, ma la verità è che l'obiettivo del gioco è qualsiasi cosa tu voglia essere. Puoi stabilire i tuoi obiettivi e decidere cosa significa per te il successo. Questo è il bello del gioco. È completamente personalizzabile in base alle tue esigenze e ai tuoi desideri. Allora, prenditi un po' di tempo per pensare a ciò che vuoi veramente dalla vita, a cosa vuoi raggiungere, a che tipo di persona vuoi diventare e a quale contributo vuoi dare al mondo. Queste sono le domande che ti aiuteranno a individuare i tuoi obiettivi nel gioco della vita. Ed ecco fatto, il gioco della vita spiegato. Utilizzando questa metafora potrai affrontare la vita con una nuova prospettiva, un nuovo senso degli obiettivi. Ricorda che la vita è un gioco, ma sei tu a decidere come giocarlo. Quindi sfruttalo al massimo e divertiti lungo il percorso. Buona fortuna e buon divertimento!